La scelta dell'amministrazione è nata proprio appena insediati nella fine del 2021 di proporre ogni anno nel periodo natalizio una serata con le benemerenze cittadini, i riconoscimenti cittadini che sono diciamo così un grazie, un applauso da parte dell'amministrazione comunale verso le associazioni piuttosto che verso quelle figure, quelle persone che tanto si impegnano per il bene del nostro paese. E Ardesio, lo sappiamo, si fonda praticamente sul volontariato, quindi c'è tanta gente che si impegna per portare avanti il nostro piccolo paese, quindi anche da parte dell'amministrazione comunale era doveroso e importante inserire una serata di questo tipo. Poi la serata l'anno scorso non si era potuto fare nel periodo natalizio perché c'era ancora problemi riguardo al Covid, invece da quest'anno siamo riusciti a organizzarla a pieno regime, quindi nel periodo delle festività natalizie, ancora di più per significare appunto l'importanza di serate come queste. E insieme al diciamo riconoscimento verso tutti quei cittadini che si impegnano, c'è anche così un grazie a tutti i giovani che si impegnano con la scuola, quindi la serata dedicata anche alle borse di studio, e anche il bonus nascite, perché l'amministrazione comunale vuole riconoscere anche questo aspetto molto importante, perché anche in questo 2022 abbiamo avuto 19 nati, e quindi cerchiamo di portare avanti anche questa iniziativa del bonus per le nascite. Si parte da qui anche per avvicinare sempre di più la gente a quello che è il volontariato, e tu, Simone, lo sai benissimo, sei una figura importante per questo paese. Sì, ecco, il volontariato per Ardesio è importantissimo, la figura del volontario ardesiano dirama in tantissime sfaccettature, dal ramo sociale, che è il ramo predominante, portante, quello ovviamente anche più importante per il paese, e poi ci sono anche rami di volontariato un pochettino più ludici o ricreativi, che comunque sono indispensabili per una comunità, per un paese, per portare avanti anche quelle iniziative che hanno fatto conoscere Ardesio anche fuori dalla nostra provincia. Quindi è vero, il volontariato va un pochettino anche sempre alimentato, animato, un grazie da parte dell'amministrazione comunale, noi riteniamo che può essere una cosa che possa far piacere all'intera comunità. Consegno speciale a? Allora, l'Ardesino d'Oro quest'anno va ad Alessia Fornoni, una nostra compaesana che da anni vive e lavora negli Stati Uniti, non mai dimentica dimentica Ardesio, lo porta in palmo di mano in ogni convention, in ogni appuntamento anche importante che tiene in giro per il mondo, questo proprio a significare che le radici a volte non ci se le dimentica proprio mai. E quindi un grazie ovviamente ad Alessia, che ha accettato l'invito da parte dell'amministrazione comunale, è salita su un aereo, è venuta qui per le festività natalizie, ma è venuta qui a ritirare la seconda edizione, l'edizione 2022 dell'Ardesino d'Oro.